È dura metabolizzare una cosa del genere perché come non si metabolizza bene durante la partita tutta la tensione o l'eccitazione che accumuli prima di uno scontro così importante, è anche dura metabolizzare poi tutta la gioia e l'entusiasmo che si ha quando si vince e poi in maniera così evidente. Diciamo che non dobbiamo adesso volare troppo sugli ali dell'entusiasmo, perdendo di vista la concentrazione, perdendo di vista quali sono i nostri obiettivi. Sicuramente dopo una partita così abbiamo acquisito più forza all'interno del gruppo, abbiamo acquisito più convinzione. Dobbiamo appunto sfruttare queste cose a nostro favore per andare a Matera domenica e cercare di fare il risultato e far sì che questo risultato positivo che abbiamo avuto non sia solo un episodio. Quindi vedere la curva così è sempre bello. Spero che di qua in poi accorrano sempre di più, perché vedere una curva così e San Filippo così fa sempre piacere. Non vorrei essere ripetitivo, però come ho detto già in altre occasioni. Quando si inizia un campionato in rosa non si è da soli, si è in 20 giocatori o 23 o 25. Quindi, per forza di cose, chi è portato a fare delle scelte, cioè il mister, avrà avuto le sue motivazioni. E quello che deve fare un giocatore è appunto cercare di dare sempre il meglio e di riuscire a far cambiare idea se le cose non vanno, oppure di confermarsi se il mister ti sceglie. Quindi spero di continuare così. Allora, il merito sicuramente è anche dei compagni del mister che appunto aiutano a coprire o andare a migliorare quelli che sono un po' i difetti di ogni giocatore, no? Sicuramente se vogliamo parlare ma di caratteristiche o di qualità, è normale che magari in fase offensiva ho qualcosina in più, magari ho più la corsa appunto per propormi o queste cose qua, però un giocatore per definirsi tale deve appunto andare a migliorare anche i difetti, quindi volevo fare una prestazione sufficiente e completa, perché si è sempre detto sì, bene in fase offensiva, molto bene, però in fase difensiva ancora da migliorare. Ecco, voglio che questo però sparisca e mi sto impegnando ogni giorno per far sì che questo avvenga. Questo campionato qua è un campionato molto, molto equilibrato, soprattutto nel nostro girone, senza andare a togliere nulla agli altri gironi, però se uno guarda le cose in maniera oggettiva, sicuramente gli altri gironi hanno quelle 3-4 squadre che appunto c'è il divario tra la testa della classifica, la metà e la coda della classifica è veramente importante dal livello di qualità o di prestazioni di squadre. Questo girone qua è abbastanza un girone equilibrato, nel senso che anche le squadre che sulla carta possono essere meno importanti o blasonate che si vede invece che fanno risultato contro le grandi squadre. Quindi questo cosa vuol dire? Che è un campionato difficile dove chi ha fatto la squadra per salire, sì, ha i giocatori e tutto, però chi ha magari un organico con meno nomi o meno qualità, se vogliamo dirla così, avrà altre qualità nel senso di grinta, di gioco, e quindi è un campionato abbastanza equilibrato. Guarda, nel periodo che io giocavo poco non ho mai pensato a nulla, ti dico la verità, spensierata proprio. Non ho mai pensato a nulla di questo, ma pensavo solamente e mi distruggevo il cervello a dire cos'è che devo migliorare, perché di qua, di là, di su, di giù, come ogni persona, no, che vuole raggiungere un obiettivo e vede che si sta impegnando, si sta impegnando, si sta impegnando. E ce l'ha lì a un passo e non riesce a raggiungerlo, è normale che qualche domanda te la fai. Però la buona volontà e il lavoro saranno frasi fatte, ma vengono sempre premiate, no? Quindi bisogna accantonare un po' quello che è stato il passato, prenderne coscienza, ma perché sono tutte esperienze che servono.
però accantonare quello che è stato il passato e continuare e cercare di confermarsi e di fare bene adesso nel presente per il futuro, capisci? Come si fa? Dagli errori si impara, no? Quindi non bisogna ripetere gli errori che si è fatto in passato. Se uno è sereno, se uno ha la fiducia dei compagni, ha la fiducia del mister, se uno prova una cosa e gli riesce, ne prova due e gliene esce una e mezza, la condizione la acquisisci per forza, capito? Quindi speriamo di rimanere in questa condizione mentale e fisica, diciamo.